Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi mostra alcuni scribi e farisei stupiti dall'atteggiamento di Gesù. Sono scandalizzati perché i suoi discepoli prendono cibo senza compiere prima le tradizionali abluzioni rituali. Pensano tra sé: questo modo di fare è contrario alla pratica religiosa. Anche noi potremmo chiederci: ma perché Gesù e i suoi discepoli trascurano questa tradizione? In fondo non sono cose cattive, ma sono buone abitudini, rituali, semplici lavaggi prima di prendere il cibo. Ma perché Gesù non ci vada? Perché per lui è importante riportare la fede al suo centro. Nel Vangelo lo vediamo continuamente, questo riportare la fede al centro. Ed evitare un rischio che vale per quegli scribi come per noi: osservare formalità esterne mettendo in secondo piano il cuore della fede. Anche noi tante volte ci trucchiamo l'anima, La formalità esterna e non il cuore della fede, questo è un rischio. È il rischio di una religiosità dell'apparenza. Apparire per bene fuori, trascurando di purificare il cuore. C'è sempre la tentazione di sistemare Dio con qualche devozione esteriore, ma Gesù non si accontenta di questo culto. Gesù non vuole esteriorità, vuole una fede che arrivi al cuore. Infatti, subito dopo richiama la folla per dire una grande verità: non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Invece è dal di dentro del cuore che nascono le cose cattive. Queste parole sono rivoluzionarie, perché nella mentalità di allora si pensava che certi cibi o contatti esterni rendessero impuri. Gesù ribalta la prospettiva: non fa male quello che viene da fuori, ma quello che nasce da dentro. Cari fratelli e sorelle, questo riguarda anche noi. Spesso pensiamo che il male provenga soprattutto da fuori, dai comportamenti altrui, da chi pensa male di noi, dalla società. Quante volte incolpiamo gli altri, la società, il mondo, per tutto quello che ci accade? È sempre colpa degli altri, è colpa della gente, di chi governa, della sfortuna e così via. Sembra che i problemi arrivino sempre da fuori e passiamo il tempo a distribuire colpe. Ma passare il tempo a incolpare gli altri è perdere tempo. Si diventa arrabbiati, acidi e si tiene Dio lontano dal cuore. Come quelle persone del Vangelo che si lamentano, si scandalizzano, fanno polemica e non accolgono Gesù. Non si può essere veramente religiosi nella lamentela. La lamentela avvelena, ti porta alla rabbia, al risentimento, alla tristezza, quella del cuore che chiude le porte a Dio. Chiediamo oggi al Signore che ci liberi dal colpevolizzare gli altri, come i bambini
che sempre, no, io non sono stato, è l'altro, no? Domandiamo quella preghiera la grazia di non sprecare tempo a inquinare il mondo di lamentele, perché questo non è cristiano. Gesù ci invita piuttosto a guardare la vita e il mondo a partire dal nostro cuore. Se guardiamo dentro, troveremo quasi tutto quello che detestiamo fuori. E se con sincerità chiederemo a Dio di purificarci il cuore, allora sì che cominceremo a rendere più pulito il mondo. Perché c'è un modo infallibile per vincere il male. Iniziare a sconfiggerlo dentro di sé. I primi padri della Chiesa, i monaci, quando gli si domandava ma qual è la strada della santità? Come devo incominciare? Il primo passo, diceva, era accusare se stesso. Accusa te stesso. L'accusazione di noi stessi. Quanti di noi nella giornata, nel momento della giornata o della settimana, è capace di accusare se stesso dentro? Sì, questo mi ha fatto quello, quell'altro l'altro, quella è una barbarità, ma io faccio lo stesso, o io la faccio così. È una saggezza imparare a accusare se stesso. Provate di farla, mi farà bene. A me fa bene quando riesco a farlo, ma fa bene, a tutti farà bene. La Vergine Maria, che ha cambiato la storia attraverso la purezza del suo cuore, ci aiuti a purificare il nostro, superando anzitutto il vizio di colpevolizzare gli altri e di lamentarci di tutto. Angelus Domini, nunciabit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan e partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avvenuti giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione.
Affido la misericordia di Dio Onnipotente i defunti. Ringrazio chi si sta adoperando per aiutare quella popolazione così provata, in particolare le donne e i bambini. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi e a pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e offrano speranza per il futuro del Paese. In momenti storici come questo non possiamo rimanere indifferenti. La storia della Chiesa ci lo insegna. Come cristiani, questa situazione ci impegna. Per questo rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Preghiera, digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. Sto parlando sul serio. Intensificare la preghiera e a praticare il digiuno, chiedendo al Signore misericordia e perdono. Sono vicino alla popolazione dello Stato venezuelano di Mérida, colpita nei giorni scorsi da inondazioni e frane. Prego per i defunti, i loro familiari e per quanti soffrono a causa di questa calamità. Rivolgo un cordiale saluto ai membri del movimento Laudato Si. Grazie per il vostro impegno per la nostra casa comune, particolarmente in occasione della giornata mondiale di preghiera per il creato e del successivo tempo del creato. Il grido della terra e il grido dei poveri stanno diventando sempre più gravi e allarmanti e richiedono un'azione decisiva, urgente, per trasformare questa crisi in un'opportunità. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. In particolare saluto il gruppo di novizi salesiani e la comunità del seminario Vescovili de Caltanissetta. Saluto i fedeli di Zagabria e quelli del Veneto. Il gruppo di alunni, genitori e insegnanti della Lituania. I ragazzi della Cresima di Osio Sotto, i giovani di Malta che compiono un itinerario vocazionale, quelli che hanno fatto un cammino francescano da Gubbio a Roma e quelli che iniziano una via Lucis con i poveri nelle stazioni ferroviarie. Un saluto speciale rivolgo ai fedeli radunati presso il Santuario di Europa per la festa dell'incoronazione dell'effigie della Madonna Nera. La Vergine Santa accompagna il cammino del popolo di Dio sulla via della santità. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.